Bene, un cordiale saluto a voi tutti. È stata una presentazione un po' diversa dalle nostre, molto originale, ma era opportuna perché questa volta parliamo di una fantasia eccezionale, gli ospiti. C'è la famiglia Sbragia, che è un'icona un po' del teatro, della cultura teatrale italiana, e poi vediamo, man mano conosceremo, lui è il papà di Leonardo. Ecco, lui è Mattia Sbragia, poi abbiamo, ecco, man mano andiamo avanti, capiremo anche il ruolo, e abbiamo una ragazza che è appena arrivata dalle nubi, che si chiama Ivana Lotita, giusto? E poi c'è anche la produzione, ma man mano ho voluto sommare un po' la presentazione del gruppo che abbiamo il piacere di ospitare. Lo spot che vi abbiamo mandato fa riferimento al padrone del mondo. E non è, diciamo, un termine che può indicare un carattere politico, dittatoriale. No, il padrone del mondo qui è una fantasia che si unisce alla realtà, una realtà che dovrebbe vivere un po' questo mondo di fantasia. Ecco, è un po' complicata la storia, ce la faremo spiegare da Mattia Sbragia, che io ti ringrazio per aver accolto l'invito. Io ringrazio voi di averci ospitato. Nella, in una delle più belle regioni, ecco, d'Italia. Nel promo abbiamo visto che c'è Mattia Sbragia, c'è Leonardo Sbragia, c'è l'attrice che è scesa dal cielo, è scesa dalle nubi. Io tempo fa facevo una trasmissione, si chiamava Vagabondo delle Stelle, era per radio però, ecco, c'era una sigla celestiale con sapori di Sputnik, eccetera, eccetera, e poi si calava. No, questa impressione mi ha dato sta ragazza. E tu sei rimasto a questa cosa che scendeva? Ancora lì, poi con voi, dopo... Siamo felici di averti rinfrescato questa cosa. Dopo aver appreso un po' di dinamica della famiglia Bragia, mi sento ritornare un po' a questa fantasia. Allora, padrone del mondo, che cosa? Padrone del mondo è un monologo, nasce come monologo, è stato scritto più di 20 anni fa ed era un banco di prova per dimostrare tutte le capacità attoriali di chi esercitava questo monologo. Poi, passato il tempo, è stato rappresentato, ha avuto molto successo. Passando del tempo, mio figlio è cresciuto nel frattempo, ha letto, io scrivo da molti anni, ho scritto svariate commedie, ho vinto molti premi. Lui ha letto una delle mie commedie, che era appunto Padrone del Mondo, e mi ha detto: mi piacerebbe molto prenderlo in mano e farlo in teatro con te, diretto da te. Io gli ho detto: molto felicemente ti porto in scena, però voglio aggiornarlo, portarla ai giorni di oggi. In effetti sembra così un volo pindarico, ma è molto più realistico e terragno di quello che si possa pensare. C'è una fantasia terrestre, possiamo definire? Diciamo che è una fantasia terrestre molto, molto comune, soprattutto nei giovani d'oggi, cioè il problema di dover affrontare una realtà che non ci piace e suscita due problemi: o la voglia di superare l'astio che te ne nasce, o la voglia di ritirarsi e non affrontarla per nulla. Allora, di fronte al fatto di non affrontarla per nulla, mi sono posto il problema: che cosa può succedere nella mente di qualcuno che non vuole accettare la realtà? Quel qualcuno si inventerà una sua realtà sostitutiva, e quindi questo ragazzo si siede su una poltrona e decide di non vivere mai più la realtà vera, ma di inventarsi la realtà. Ecco, questo significa che col teatro si può fare di tutto, praticamente. Questo si può mettere insieme fantasia e realtà. Cioè un sistema di combinazione molto particolare che tocca un po' l'interiore di ognuno di noi. Sì, vabbè, ma dall'antica Grecia questo certo. Si fa. La bellezza del teatro è proprio quella, perché tu, spettatore in platea, basta che io ti dia un input e tu mi segui in un mondo della fantasia, senza bisogno di fare un film a effetti speciali che costa miliardi. Leonardo, tu racconti la storia di un ragazzo, no? Per la cronaca diciamo che Leonardo Sbragia, figlio di questo signore di cui abbiamo già parlato, ha già un curriculum teatrale, cinematografico particolare. Io ho letto dei dati. Ci si prova. Sin da ragazzo ti sei dato da fare, insomma, a muoverti nel mondo. Sin da ragazzo, da piccolino, poi ho avuto una piccola defaillance tecnica, sempre nel mondo dello spettacolo. Perché bisogna anche vivere in qualche modo, e quindi si guadagnava anche molto bene facendo il tecnico, sì. E quindi ho affrontato anche questa parte del mestiere, che io facevo il fonico di presa diretta al cinema.
E quindi anche per questo sono ritornato poi attraverso altre vie all'ovile di casa di papà. Ecco, ma tu hai preso, raccolto, tirato proprio con le redini la tradizione della famiglia Sbragia? Oh no, tu sei un... Sono parole importanti quelle che dici. Sì. Diciamo di sì, ci proviamo. Con molta umiltà, ma ci proviamo, sì. Ci proviamo a fare questo mestiere, diciamo, fatto in maniera giusta, professionale, e con umiltà e con tanta dedizione, soprattutto. Tu utilizzi la loro esperienza e metti qualcosa di tuo? Ci provo sempre e comunque. Infatti mio padre deve sempre arenare in qualche modo, arginare, sì, perché io ci provo in tutti i modi. Ecco, mi vuoi raccontare di questo ragazzo che... Ha letto che c'è un ragazzo che racconta di sé, del degrado del mondo, ed è quello del padrone. Sì, del parla mondo. Anche di questo, perché come ha detto papà, giustamente è la storia di questo ragazzo che sta seduto su una sedia e immagina la propria vita. Quindi padrone del mondo non ha un'accezione, diciamo, negativa o in qualche modo politica o sociale. È semplicemente padrone del mondo perché è una metafora, nel senso io sono seduto su una sedia, immagino la mia vita e essendo seduto su questa sedia io sono padrone della mia sedia. Io decido, io comando, io so e tutto vedo perché questa sedia è mia. E quindi questa è la grande metafora. E naturalmente esce fuori un degrado, tra virgolette, secondo me, nel senso che c'è un malessere sicuramente che esiste, che è anche moderno, anche attuale, secondo me, per certi versi, che viviamo tutti noi giovani. Per esempio il malessere del lavoro, che sicuramente è precario, e anche un malessere esistenziale che sicuramente c'è. E in qualche modo io nel mio piccolo cerco di tirarlo fuori. Cerco di tirare fuori quello che ho dentro io, di mie sensazioni, ecco, naturalmente. Mattia, come ha detto tuo figlio, il padrone del mondo si ferma, però il messaggio che può arrivare ai giovani è quello di un'autonomia assoluta, un libertinaggio, ognuno fa da sé. No, perché in realtà non viene affrontata la realtà, anzi è un riferimento preciso, diretto a quella... etichettatura abbastanza spiacevole che fu data un po' di tempo fa politicamente di bamboccioni, no? E i bamboccioni sono esattamente quelli che si siedono su una sedia e pensano di fare le cose, sia sufficiente immaginarsele invece di farle praticamente. L'impatto con la realtà può essere spiacevole, ma almeno è una realtà, altrimenti rimane teoria, rimane chiacchiera. Sì, però il messaggio deve arrivare. Il messaggio arriva, ma arriva in maniera traslata, nel senso che, diciamo, se noi ce la facciamo e siamo abbastanza bravi, lo spettatore dovrebbe simpatizzare per questo personaggio che sta seduto sulla sedia, guardandolo, però allo stesso tempo prendendo le distanze. Cioè, nel senso che vede un personaggio che è seduto su una sedia, si diverte vedendolo seduto su una sedia, però dice io non mi siederei mai, perché comunque è sempre una metafora. Quanti di noi si siedono, quanti di noi non vogliono affrontare certe cose e quindi dicono vabbè, allora mi siedo, magari lo faccio domani, dopodomani, e poi piano piano perdi tempo. Sì, Leonardo, di fronte però al degrado, questo padrone del mondo, che reazione ha? Di fronte al degrado? Beh, lui è molto critico. Lui è molto critico perché in realtà è molto lucido, anche se sta seduto su una sedia e la sua vita se la immagina. Questo non vuol dire che lui non si affacci dalla finestra di casa sua a guardare il mondo che passa. Fa intendere messaggi di soluzione? Non fa intendere messaggi di soluzione. Il problema era mettere in crisi un concetto. È molto facile stare seduti su una poltrona, guardare il mondo e dire che fa schifo. È molto più difficile alzarsi da quella poltrona, affrontarlo e cercare di migliorarlo. Allora il messaggio insito nella cosa, qual è? È vedere il degrado di quest'uomo che a forza di raccontarsi delle non verità finisce per essere avulso dalla vita, non riesce più ad avere un contatto con la vita, tant'è vero che alla fine deve evocare addirittura il diavolo per poter uscire da questo suo delirio. E il diavolo poi, per cercare di riassorbirlo alla vita, gli presenterà l'essenza della femminilità. In questo il grande compito è quello di Ivana, di personificare il concetto generico di donna. E sul palcoscenico, allora Ivana, che cosa fai? Ecco, Ivana sul palcoscenico rappresenta la donna, che infatti in questo caso non ha un nome, ma è proprio nominata donna, proprio perché rappresenta un concetto, un simbolo, nelle mani appunto del diavolo, che la strumentalizza per mettere in scena e per rappresentare appunto i meccanismi tradizionali delle relazioni tra un uomo e una donna, e quando, cioè laddove non sono vissuti autenticamente, ma diciamo rispondono a una meccanica, semplicemente una meccanica. Ecco perché poi dopo lei
si animerà in quanto donna, in quanto femmina, e lancerà questa rivendicazione personale. E questo rapporto relazionale è conflittuale oppure è complessivo? È conflittuale, però con chi appunto mi fa agire? Cioè, io sono conflittuale rispetto al diavolo, ma divento appunto una marionetta nelle sue mani e sono, diciamo, un simbolo invece rispetto a lui, che appunto immagina questa figura e la evoca. Soltanto poi alla fine lei si impossesserà della sua anima e della sua dignità e gli farà capire che lui non è mai stato in grado di guardarla con gli occhi dell'anima, appunto, e con il cuore. Ecco, la tua esperienza sul teatro, palcoscenico, si pare, si apre, già fatte altre volte queste esperienze? Sì, ho fatto altre esperienze teatrali e sì, insomma, io nasco dal teatro, cioè nel senso ho iniziato così e poi dopo ho iniziato le mie prime incursioni sia nel cinema che nella televisione. Mattia, quando suona la campanella e il sipario si apre, l'attore che cosa vive in quel momento? Non lo so, per me è vita. Io vedevo la campanella per mio padre, l'ho vissuta per me, adesso la vedo per lui e sono sempre io. Proprio praticamente un'eternità di vita che può abbracciare una professione. È bellissimo, se ci pensi è meraviglioso. Abbiamo poi gli altri ospiti che fanno parte della produzione, non so se dico bene. E Katia Lopetti, che si è abbinata, non so, a questa famiglia Sbragia, che, come già detto all'inizio, è un'icona importante nazionale, anche internazionale, perché voi siete conosciuti anche fuori dal mondo, cioè che la tua passione è un po' per l'est del mondo europeo. No, più che altro io da buon diavolo sono andato a prendermi la mia diavolessa nell'est. Ah, di dove sei? Sono moscovita. Ok. Quindi parliamo insieme a Katia Lopetti, abbiamo l'est europeo. L'est europeo è in questo caso il perno su cui gira tutto, okay. Perché chi ha inventato questa macchina infernale che è Alimatica è lei. Ecco, Alimatica sarebbe la casa di produzione. Guarda. Non il solo, è una casa, è un centro di produzione, centro. Ecco, questo è più giusto, perché si occupa di arte moderna, di cinema, di televisione. Sentiamo un pochino dai responsabili, dagli interpreti principali appunto di Alimatica. Qual è la funzione che fate e gli obiettivi? Alimatica, abbiamo fondato questa società per poter per innanzitutto mettere anche le radici in Puglia, che è una regione che noi non conoscevamo, innanzitutto io non conoscevo molto bene, per cui Katia anche fa parte della società e siamo tre soci. È un gruppo multimediale che si occupa innanzitutto di qualsiasi tipo di progetto culturale. Lavoriamo nel campo del cinema, teatro, ovviamente arte contemporanea, di cui questo è un mio campo principale perché lavoro da molti anni in quel campo. Poi adesso stiamo preparando anche di organizzare una scuola di dizione e recitazione nella regione pugliese, per cui è una cosa anche buona per questa terra che, insomma, io la vedo un po' abbandonata, però sicuramente per voi non serve. Ecco, io se non ho capito male, voi cercate di svolgere due ruoli importanti, quello tecnico, produzione, incontri, casting, teatro, eccetera, ma anche quello promozionale, mi pare che voi vi ponete il problema di diffondere questa cultura, soprattutto teatrale, didattica. Diciamo, nell'ultimo ventennio la didattica è stata completamente smantellata, sì, a favore di un impauperimento del panorama culturale. E noi ci siamo francamente molto stufati e abbiamo scoperto che molta gente ci segue con piacere perché finalmente ritrova delle radici da cui era partito. Quindi la didattica è funzionale a rimoltiplicare un ripopolamento culturale all'interno del territorio. Che non è solo un centro di produzione, ma anche di promozione. Sì, non è solo il centro, perché la produzione è solo un meccanismo. Però quello che noi vogliamo fare, quello che noi stiamo facendo già da 7 mesi, perché l'Alimatica in realtà è una società molto giovane, anche se ha già fatto moltissimi progetti in Italia e all'estero, è una società che vuole in qualche modo fare un cambiamento, cioè dare possibilità ai giovani artisti, ai giovani attori, dare un messaggio fondamentale, perché la cultura deve essere promossa. Per cui se non ci sono le possibilità dall'altra parte, noi in qualche modo cerchiamo di farle. Ecco, Leonardo
sorride, eh sì. Dico, ma un progetto che è anche utile a te. Esatto, quindi insomma, io direi che è più che buon, direi bellissimo progetto. È utile a te, è utile a lei, è utile a noi. Sai cosa penso? Forse a te. Che allora, no, sai cos'è? La cosa che a me piace di questa cosa è che loro la pensano come una grande novità. Per me è un riallacciarmi a una tradizione che esisteva nel nostro paese. Perché tu no. Allora, vorrei riuscire a riagganciare quello che c'era e portarlo avanti. Ho il passato di tuo padre. Lo so. Io venivo qua che ero ragazzino al Petruzzelli. Quindi ho di un bel ricordo, sì. Perché io prima di arrivare in questo inferno ero a Roma, appunto nel settore dell'informazione. E quindi mi è capitato di... Katia, scorso, me l'hai. Allora, Katia, tu dallo Ionio ti trovi nel Lazio insieme a loro. Com'è questa combinazione? Io ho avuto la fortuna e sono anche onorata di far parte di questa società. Infatti Alimatica vuol dire Alinda Mattia Katia, quindi insomma una cosa molto bella. Devo imparare ancora tantissime cose, anche perché io vengo dalla televisione, come tu ben sai, tra l'altro dalla parte dietro della televisione. Sto cercando di imparare, di capire determinate, insomma... Ecco, dopo quello che ha detto la tua collega di società, diciamo, io credo che il lavoro, soprattutto qui nel Meridione, in modo particolare in Puglia, potrà essere utile, non solo, ma potrà essere ricco di potenzialità, perché non è che abbiamo quotidianamente noi queste possibilità di visibilità di questi personaggi. Ne abbiamo molto... Non li avete più, perché una volta c'erano, perché era una tappa fondamentale la Puglia. Taranto, Bari, Brindisi, ci si veniva col teatro, quello grande e importante di una volta. Parliamo di un tempo che vorrei che ritornasse, e ritorna attraverso dei giovani che si impegnano e attraverso dei professionisti che ci si buttano a tutto tondo. Noi abbiamo un direttore tecnico e datore di luci che è Silvio Esposito, che ha lavorato con Scola, che ha lavorato con chiunque ti venga in mente, con tutti i più grandi direttori di fotografia, da Storaro a chi ti impare. Però noi due, da vecchi, stiamo passando un mestiere a loro. Per loro sembra nuovo, per noi è quello che dovrebbe essere il mestiere. Però anche per la realtà in cui noi ci troviamo può apparire nuovo, anche se ci sono molti interventi locali, abbiamo il gruppo che si muove. Certamente. Non vogliamo sostituire quello. Vogliamo riallacciare un collegamento nazionale. Se voi potete essere di aiuto. Certamente perché... sì, ma soprattutto loro possono essere di aiuto a noi per penetrare qui una realtà, ma soprattutto per loro entrare in una realtà nazionale. Loro due. Esattamente, bravo. Ecco. Anche noi possiamo infatti stiamo cercando avanti. Appunto di portare questa scuola quasi che, cioè, proprio l'accademia di teatro, di... che probabilmente sarebbe la prima in Puglia, perché non ce ne sono, e sarebbe veramente un progetto bello, ambizioso. Io credo che con un po' di buona volontà, anche voi che siete a casa, e in modo particolare tutti i nostri amici che ci seguono un po' da questo bacino, che ormai col digitale ci estende Puglia, Basilicata e Calabria, è importante anche discutere, affrontare questi argomenti, perché non sono molto localizzati. Noi siamo abituati al gruppo folk, al vernacolo, eccetera, ma al vernacolo bisogna aggiungere anche la storia della cultura italiana, che sin da 150 anni abbiamo un ripercuotersi di questo. Perché... Ma veramente la nostra cultura nasce da molto 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 prima, eravamo più frazionati, avevamo meno identità, ma la nostra cultura risale ai greci, insomma a Roma, al 2000 avanti Cristo, insomma tutta una serie di cose e di ricami che vanno per forza valorizzati, non ce li si può dimenticare, non bastano due belle gambe di una ragazza a sostituire una serata televisiva, ho bisogno di andare a sentire e muovere il mio cervello in un posto dove venga smosso in una maniera plausibile e intelligente, almeno io questo penso. Cioè, senti Mattia, in un momento di crisi in cui ci troviamo noi, crisi europea, crisi italiana, crisi greca, crisi spagnola, un po' crisi generale, anche il settore del teatro credo stia subendo anche... È molto in crisi, ma guarda, la crisi nasce dal fatto che non si è mai creato un ricambio.
quando nel settore della cultura tu non crei... l'aspetto finanziario. Anche quello. Se tu cancelli totalmente quelli che erano chiamati i vivai, le piccole compagnie, tu dici il gruppo folcloristico, ma in un gruppo folcloristico di 15 persone, magari c'è qualcuno che poteva funzionare, che non ha mai avuto contatto per potersi sviluppare e andare avanti nel mestiere. Quello è danaro. Una persona che viene formata professionalmente, che arriva su un palcoscenico, nel gruppo folk guadagna uno, nel gruppo teatrale regionale guadagnerà 10, nel gruppo nazionale guadagna 100 e porta a casa 1 milione. Allora quello è il rilancio economico, sì, e vale per tutte le professioni. Questo è un modo di autofinanziarsi, ma io mi riferisco anche alle risorse statali che vengono naturalmente... Ma io sono contrario a questa politica, anche perché è una maniera per controllare un mestiere, doverne dipendere economicamente. Chi mi dà la carota userà il bastone. Strano però, noi avvertiamo una reazione molto violenta da parte del settore nei confronti delle istituzioni. Beh, perché è una volontà politica se questo paese ha perso la sua identità culturale. Si è lavorato sodo negli ultimi 20 anni per far perdere un'identità culturale all'Italia. Noi la vogliamo ricostruire, la vogliamo ricostituire, e perché andarla a chiedere proprio a chi l'ha distrutta? Rimettiamo in piedi dei ruoli a tutto tondo, chi ci dirige e chi lo fa dal basso. Noi cominciamo dal basso. Cioè, senza la mano dello Stato, praticamente. Beh, se la gente ci viene a vedere perché facciamo dei buoni spettacoli, perché devo andare a chiedere dei soldi allo Stato che le deve usare per altre cose? Compreso anche il cinema. Certo. Certamente. Ma non c'è solo il teatro anche. Ma esistono delle nuove legislazioni che consentono di scalare dagli imprenditori, agli imprenditori danno la possibilità di scalare quello che viene investito nella cultura dalle loro dichiarazioni di tasse, dalle dichiarazioni delle tasse delle loro aziende che fatturano. Quindi forse è meglio invece che darlo a fondo perduto a uno Stato che in questo momento non è che tutti apprezziamo per la sua integerrima amministrazione, e forse è molto più interessante andarlo a depositare nelle mani della cultura, che bene o male fino ad oggi è quella che ci ha portato avanti. Ecco, Leonardo, mi preme proprio di chiederti qual è il tuo futuro, la tua aspirazione? Abbiamo parlato di economia, di risorse, difficoltà, di degrado, di crisi accentuata in tutti i settori. È un giovane come te che sale sul palcoscenico, che vediamo qui, e che fa il padrone del mondo, no? Cosa guarda domani, dopodomani, l'altro domani? Diciamo che se vado a guardare domani, dopodomani o fra una settimana, la situazione dentro di me si aggrava per com'è adesso, quindi dopo tutti questi discorsi, per certi versi sicuramente, perché mentre stavate dicendo appunto la realtà per esempio teatrale italiana, in qualche modo ce ne sono, ci sono tante piccole realtà, il problema è che però non hanno la possibilità di poter uscire fuori, quindi rimangono circoscritte nella loro realtà che è piccola, quindi non possono espandersi. E quindi io posso essere solo che onorato e fortunato di poter fare uno spettacolo del genere dove posso... Quelli fortunati come te, lasciamo stare quelli, come ha detto Mattia, fra 10 ce ne sarà sempre uno e verrà fuori. Ecco, ma la domanda che pongo a te la pongo naturalmente al teatro, alla cultura teatrale, allo sviluppo, al teatro classico, quello vero, quello che ha storia, che ha possenza. Ecco, come vedi tu questo futuro? Io lo vedo che se uno si impegna lo riuscirà a farlo. Certo che bisogna modificarlo. Rivista? No, sicuramente, sicuramente bisogna modificarlo. Io credo nelle tradizioni, però credo anche che le tradizioni poi debbano essere rinnovate con gli anni che passano, il tempo sicuramente, il passaggio. Come si può aggiornare uno spettacolo come quello che state facendo? Venendolo a vedere. Ma sai che comunque la cosa più singolare di tutto questo, noi stiamo discutendo della nostra cultura nazionale, chi se l'è presa a cuore e si è inventato una società per poterlo fare, per poterlo far diventare operativo, distributivo e portare avanti un discorso culturale nostro, è lei, la Russia. Perché? Perché tu vai in Russia e a Mosca la gente esce dall'ufficio, no, dove va? Non va a Mosca questa? Sì. Ma certo. È stato tradotto, verrà portato a Mosca anche il Festival di Chekhov l'anno prossimo, noi ci stiamo già lavorando sopra, ma assolutamente sì. Ecco, perché... come fate voi? Stabilite il rapporto, contattate, telefonate, andate, trovate, come fate?
E qual era il sistema, la tecnica vostra per poter accedere facilmente qui? Di facile non esiste niente. Cominciamo a togliere la parola facilmente. Conoscenza e esperienza. Conoscenza e esperienza portano, perché la Russia è un paese molto grande che apprezza molto le persone che sanno cosa stanno facendo e non calcola quelli che non ci riescono. Per cui se vedono che noi riusciamo, ci prendono in considerazione e ci danno la possibilità. Per cui stiamo lavorando esattamente per questo, stiamo lavorando per poter in qualche modo collegare le due culture, perché Puglia è una regione, per esempio, dove mi chiedono spesso: ma perché i russi non vengono in Puglia? In effetti ci sono pochissimi. Ma voi quando venite da me per proporre, dite che noi siamo sbraggia? No, lei viene e dice: siamo i russi, che a te fa molta più impressione. No, la cosa impressionante è che abbiamo tutto da imparare, purtroppo, oramai, essendo stati maestri in Europa di gestione culturale e di composizione e di fantasia e di qualunque cosa che possa essere l'estro artistico, dobbiamo imparare negli altri paesi come hanno imparato a valorizzare le loro culture. E dobbiamo essere umili e accettare che questo vent'anni è stato distruttivo e che dobbiamo rimboccarci le maniche, non dobbiamo aspettare nessuno, ma solo la nostra buona volontà. Mi rivedevo il balletto al teatro famosissimo di Mosca. Sai che stanno riaprendo tutti i teatri, grazie a Dio, finalmente. Il Bolshoi l'hanno riaperto, l'hanno rifatto nuovo, è bellissimo. Il Teatro Colón a Buenos Aires, è tutto il mondo. È molto più modernizzato, hanno fatto. No, hanno smesso di chiudere. Dai, sai, da noi. Parliamo di Ivana. Da dove arrivare, Ivana? Qual è l'obiettivo? Qual è l'obiettivo? Ma non... Perché molte ragazze ora ti guarderanno con piacere, forse anche con invidia. Non so, fortunata, con la famiglia sbraccia, va sul palcoscenico. Poi vi diciamo anche che questo è uno spettacolo che va a Francavilla il 29 di questo mese. Noi intanto manderemo anche un promo e con... un invito, diciamo, che vale la pena venire, no? Se volete venire, venite. Ho capito. Come se volete? Se volete venire. Dovete. Qua. C'ha l'occhio del mazzo, vedi, il padrone del mondo è lui. C'ha l'occhio del mazzo. No, è così. Allora, scusa. No, sicuramente è un'occasione straordinaria e sono senz'altro fortunata ad aver incontrato Mattia e appunto ad essere stata poi... scelta insomma per questo progetto, che è un progetto coraggioso e che sicuramente mi dà molte speranze appunto anche per il futuro, perché è molto facile scoraggiarsi in questo senso e in questo momento storico. Però ha ragione Mattia appunto nel dire che la realtà va presa per mano, e in questo senso lo spettacolo lancia un messaggio positivo, perché comunque ci deve essere in grado di inventarsi delle scelte, delle preferenze, diciamo, televisione, teatro. A me piacerebbe poter fare questo mestiere al meglio, quindi mi piacerebbe appunto lavorare e con professionisti, con gente che ama questo mestiere. Non è insomma la fama o la gloria o il fatto di esserci necessariamente, è un mestiere che mi piace, che mi appassiona, e io spero di poterlo fare al meglio. Poi certo gli obiettivi non sono così perfettamente distinti, e vorrei poterlo fare e poterlo fare bene, imparando sempre. Ivana, vedi, no, tu pensi che sia un fatto di fortuna? Certo, io ho lavorato... Sì, qualcosina. No, devi fare questo. Comunque, sai cosa? Lei, io l'ho conosciuta sul set di uno sceneggiato che ha avuto una buonissima fortuna in Rai, che si chiamava Terra Ribelle, che facevamo io e lei, e ci siamo incontrati professionalmente, mi è piaciuta, mi è capitata l'occasione e ho chiamato un professionista che ritenevo valido e all'altezza per poter incominciare un'operazione come questa. Leonardo, cinema, teatro, televisione, palcoscenico... Ora ci sono gli artisti della strada pure. Piazza, tutto. Piazza. Allora. Cosa preferisco? Io tutto, io non ho preferenze. Questo è un mestiere che secondo me va fatto a 360 gradi.
Poi possiamo parlare di settori, di teatro, di cinema, di televisione, di piazza, di clowneria, di giochiamo con le tre palline, però insomma è sempre intrattenimento e l'intrattenimento ha una sua tecnica, una sua arte, ha una sua... e bisogna che uno lo faccia anche con passione, con dedizione. Io quello... Non è una specificità un attore? No. È la, la grandezza di un attore che è aspecifico, tu lo puoi utilizzare, la sua arte sarà sempre funzionale a quello che vuoi raccontare. La cosa che a me interessa è raccontare, per quello scrivo, per quello per me è importante creare un progetto intorno a qualcosa che è una novità italiana, perché era più semplice pigliare un Goldoni, spenderci un sacco di soldi, delle belle scenografie e buttarlo al Sistina piuttosto che all'Argentina. Che senso aveva? Cosa avrebbe avuto di cambio in ritorno? Assolutamente niente, rimanevi dentro un certo genere di operazioni. Io credo che la cultura sia una cosa che deve progredire e non progredisce fermandosi a un classico di 300 anni fa, perfettamente meraviglioso e amabile, però che è rimasto lì. Io vorrei vedere oggi. Beh, se aggiornate con i tempi, come diceva Leonardo, esattamente, diventa accessibile. Esattamente. Oggi viene praticato in tutte le scuole, per esempio le scuole superiori usano il chiusura di anno. Quali scuole? Il liceo, passione. Come? Quali scuole? Dimmi quali scuole, io sto a Roma. Le scuole superiori fanno teatro, tipo? Un caso del genere, stavi dicendo? Scolastico, per cortesia. No, un momento, non è che stiamo deprezzando. Io ho due figlie in età scolastica, di cui una alle medie, e hanno solo il problema di rimpiazzare un professore che non c'è piuttosto che un altro. Non viene neanche più insegnata la letteratura basica. Senti, ma tu che hai tanta esperienza, fai il volontariato. Guarda, questa è l'unica cosa che non mi puoi dire che non faccio, perché questa stessa operazione si avvale di tutta gente, la vedi qua davanti, giovanissima, quindi proprio è quello che non mi puoi imputare. Niente, lo ritiro, anzi, confermo. A me piace l'energia, portare avanti l'energia vitale del coraggio di andare avanti, e questa è l'espressione sì, di gente che lo sa io fare. Io vedo che lui ha già attecchito bene, insomma, queste tue, se no, botte, le tue potenzialità. Esatto. Certo. Però comunque molti spettatori penseranno che Leonardo è un ragazzo molto fortunato perché ha questo papà che gli fa fare il teatro. Beh, non è esattamente non questo, no? Però attenzione, esatto. Papà non perché se Leonardo non soffriva per questo per dite, tre mesi dico, di venitelo sera, a vedere, così giudicherete voi stessi, no? Hanno lavorato tanto, hanno lavorato tre mesi di seguito, tutti i sacri giorni insieme, con pianti, urli, strilli, eccetera, per poi avere quello che è uscito fuori, perché Leonardo è veramente bravo in questo spettacolo, poi anche Ivana, poi hanno tutti subito le torture della regia. Lo picchio. Sì, non posso far vedere i segni, ma... Però il risultato è che conta. Dove è vestito è perché ci sono i segni. Qui ti hai un buon maestro, eh? Sì, appena sbaglio botte. Bene, è stato veramente per me un piacere poter ospitare questo gruppo, questi amici, questi personaggi del mondo dello spettacolo, e mi auguro che sia stato anche di gradimento per tutti quanti voi. Noi replicheremo questa trasmissione più volte. Io vi suggerisco di correre a Francavilla Fontana il 29 per vederli poi su un palcoscenico, per vederli all'opera. E concludiamo come si fa con i personaggi singoli. Incominciamo se fai i primi piani, partiamo. Io non faccio nessuna domanda, salutate, dite quello che volete. Dite cosa devono fare loro per venire a te. A Mattia con Katia. Katia. Allora, Padrone del Mondo è uno spettacolo bellissimo, ma soprattutto Leonardo Sbragia è geniale, e non perché è il figlio di Mattia, ma perché è proprio un genio. Quindi venite a teatro il 29. Ivana. Dunque, si sa che la Puglia è terra generosa e ospitale, quindi io spero, da pugliese, che appunto posso confermare anche in questa occasione la vostra generosità e che ci apprezziate, insomma. È uno spettacolo che fa pensare, che fa riflettere e che fa divertire, quindi vi aspettiamo. Leonardo. Io immagino e vorrei. Basta, la cosa finisce lì. Venite a vedere lo spettacolo. Alinda. Non avete paura della crisi, perché durante qualsiasi crisi rimangono solo le cose valide. Tutto quello che è fumo sparisce nel nulla. Per cui venite a vedere lo spettacolo che fa parte di quelle cose che sicuramente rimarranno per un po' di tempo. Bene, e chiudiamo con Mattia Sbragia.
Io sono il diavolo, e come diavolo ti dico che devi venire a teatro, perché sennò subirai i danni del diavolo. Molte grazie per essere venuto. Ma grazie a te, che gioia è stata. Un cordiale saluto.